Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os quiero leer la primera parte de un libro de Fabio Bolo que se titula El tiempo que borré, el tiempo que me gustaría tener. Fabio Bolo es actor, escritor, locutor de radio, presentador de televisión, entre otras cosas. El tiempo que borré es un libro que habla de amor, relaciones familiares y amorosas, el tiempo que pasa, la búsqueda de uno mismo. Vamos, todo esto es temas que me gustan mucho. Puede parecer un libro un poquito triste, pero tiene muchísimo vocabulario, para nada complejo, y unas estructuras muy interesantes. Como siempre, voy a leer el texto antes, como lo haría normalmente, y luego lo voy a leer un poquito más lento y voy a poner la traducción. Hola, soy la Nadia del futuro que les habla. Eh, simplemente se me olvidó decir que al final del vídeo les voy a poner un resumen con todas las palabras más utilizadas o más difíciles. Ahora sí, empezamos. sono figlio de un padre más nato. Lo he osservando observando la sua vida. Da que o memoria no recuerdo de haber visto el piacere en sus ojos. Pocas soddisfazioni Forse nessuna gioia. Questo mi ha sempre impedito di godere pienamente della mia vita. Come può infatti un figlio vivere la propria vita se il padre non ha vissuto la sua? Qualcuno ci riesce, ma è comunque faticoso. È un'officina di sensi di colpa che lavora a pieno ritmo. Mio padre ha 67 anni, è magro e ha i capelli grigi. È sempre stato un uomo pieno di forza, un lavoratore. Spesso, soprattutto negli ultimi anni, lo l'osservo di nascosto. Lo guardo con attenzione e solitamente finisce che mi commuovo senza una ragione valida, se non per quel groviglio interiore che provo da sempre e che mi tiene legato a lui. Abbiamo avuto una relazione difficile. E il nostro è quel tipo di amore che solamente chi ha avuto il coraggio di odiarsi può conoscere. Quell'amore vero, guadagnato, sudato, cercato, lottato. Per imparare ad amarlo ho dovuto fare il giro del mondo. E più mi allontanavo da lui, più in realtà mi stavo avvicinando. Il mondo è tondo. C'è stato un lungo periodo in cui non ci siamo parlati. E non parlare con un genitore significa avere ginocchia fragili, significa aver bisogno all'improvviso di sedersi un attimo. Non perché ti gira la testa, ma perché ti fa male lo stomaco. Mio padre è sempre stato il mio mal di pancia. Per questo ho iniziato ad amarlo veramente solo dopo che sono riuscito a vomitare tutta la mia rabbia, il mio odio e il mio dolore visto che molte di queste sensazioni portavano il suo nome. Quando ero piccolo volevo giocare con lui, però il suo lavoro lo portava sempre via. Lo ricordo soprattutto in due situazioni, mentre si preparava per andare a lavorare o mentre riposava, stravolto dal lavoro. In ogni caso dovevo aspettare. Io, per lui, arrivavo sempre dopo. Mio padre mi è sempre sfuggito. E ancora oggi è così. Soprattutto negli ultimi anni, ogni volta che lo vedo, mi accorgo che è sempre più vecchio. E lentamente, giorno dopo giorno, sento che mi scivola via dalle mani. E ormai non mi resta che stringere forte la punta delle sue dita. All'età di 37 anni, guardando quest'uomo mai nato, mi viene in mente la frase che Marlon Brando aveva appeso in camera. Non stai vivendo se non sai di vivere. Ancora oggi mi chiedo cosa posso fare per lui. Anche se adesso lo vedo fragile, indifeso, invecchiato, anche se ormai sembro più forte di lui, in realtà so che non è così. È sempre più forte di me, lo è sempre stato, perché a lui basta una parola per farmi male, anzi, anche meno, una parola non detta, un silenzio, una pausa. Uno sguardo rivolto altrove. Io posso sbraitare e dimenarmi per ore, passare alle ingiurie, mentre a lui per stendermi basta una piccola smorfia fatta con un angolo del labbro. Se nella vita da adulto lui è stato il mio mal di pancia, da bambino era il mio torcicollo. Perché facevo sempre tutto con la testa rivolta verso di lui, verso un suo sguardo, una sua parola, una semplice risposta. Ma la sua reazione era sbrigativa una spettinata breve ai capelli, un pizzicotto sulla guancia, il disegno che avevo fatto per lui appoggiato velocemente sulla credenza. Non poteva darmi nulla di più, perché non solo mio padre non si è mai reso conto dei miei dolori, delle mie necessità e dei miei desideri, ma non si è mai reso conto nemmeno dei suoi. Non è mai stato abituato a esprimere i sentimenti, a prenderli in considerazione. Per questo dico che non ha mai vissuto veramente, perché si è fatto da parte. Forse per questo motivo, anch'io stupidamente, non l'ho mai visto come una persona che potesse avere dei desideri, delle paure, dei sogni. Anzi, sono cresciuto senza pensare che fosse una persona. Era semplicemente mio padre. Come se una cosa escludesse l'altra. Solo diventando grande e dimenticandomi per un istante di essere suo figlio ho capito come realmente e l'ho conosciuto. Avrei voluto essere grande da piccolo per parlare con lui da uomo a uomo. Così magari avremmo potuto trovare una soluzione ai nostri problemi, una rotta diversa da percorrere insieme. Invece, Adesso che ho capito molte cose di lui, ho la sensazione di essere arrivato tardi, di avere poco tempo. Ora, mentre lo osservo, ho la piena certezza di sapere cose di mio padre che nemmeno lui sospetta. Ho imparato a vedere e a capire ciò che nasconde dentro di sé e che non è in grado di tirare fuori. A quest'uomo per anni ho chiesto amore in maniera sbagliata. Ho cercato in lui quello che non c'era. Non vedevo, non capivo, e adesso un po me ne vergogno. L'amore che mi dava era nascosto nei suoi sacrifici, nelle privazioni, nelle infinite ore di lavoro e nella scelta di caricarsi di tutte le responsabilità. A guardare bene non era nemmeno una scelta. Forse quella era la vita che tutti avevano fatto prima di lui. Mio padre è figlio di una generazione, che ha ricevuto insegnamenti chiari ed essenziali. Sposarsi, fare figli, lavorare per la famiglia. Non c'erano argomenti diversi su cui interrogarsi, solo ruoli prestabiliti. È come se si fosse sposato e avesse fatto un figlio senza averlo mai desiderato veramente. Sono figlio di un uomo che è stato chiamato dalla vita alle armi, per combattere una guerra privata, non per salvare un paese. Ma per salvare la sua famiglia. Una guerra fatta non per vincere, ma per pareggiare i conti, per sopravvivere, per tirare avanti. Amo mio padre, lo amo con tutto me stesso. Amo quest'uomo che quando ero piccolo non sapeva mai quanti anni avevo. Amo quest'uomo che ancora oggi non riesce ad abbracciarmi, che ancora oggi non riesce a dirmi ti voglio bene. In questo siamo uguali, ho imparato da lui. Nemmeno io riesco a farlo. E ora un poco más despacio e con la traduzione. Sono figlio di un padre mai nato. L'ho capito osservando la sua vita. Da che ho memoria, non ricordo di aver mai visto il piacere nei suoi occhi. Poche soddisfazioni, forse nessuna gioia. Questo mi ha sempre impedito di godere pienamente della mia vita. Come può infatti un figlio vivere la propria vita se il padre non ha vissuto la sua? Qualcuno ci riesce, ma è comunque faticoso. È un'officina di sensi di colpa che lavora a pieno ritmo. Mio padre ha 67 anni, è magro e ha i capelli grigi. È sempre stato un uomo pieno di forza, un lavoratore. Spesso, soprattutto negli ultimi anni, lo osservo di nascosto. Lo guardo con attenzione e solitamente finisce che mi commuovo senza una ragione valida, se non per quel groviglio interiore che provo da sempre e che mi tiene legato a lui. Abbiamo avuto una relazione difficile e il nostro è quel tipo di amore che solamente chi ha avuto il coraggio di odiarsi può conoscere. Quell'amore vero, guadagnato, sudato, cercato, lottato. Per imparare ad amarlo ho dovuto fare il giro del mondo. E più mi allontanavo da lui, più in realtà mi stavo avvicinando. Il mondo è tondo. C'è stato un lungo periodo in cui non ci siamo parlati e non parlare con un genitore significa avere ginocchia fragili, significa aver bisogno all'improvviso di sedersi un attimo, non perché ti gira la testa, ma perché ti fa male lo stomaco. Mio padre è sempre stato il mio mal di pancia. Per questo ho iniziato ad amarlo veramente solo dopo che sono riuscito a vomitare tutta la mia rabbia, il mio odio e il mio dolore, visto che molte di queste sensazioni portavano il suo nome. Quando ero piccolo volevo giocare con lui, però il suo lavoro lo portava sempre via. Lo ricordo soprattutto in due situazioni, mentre si preparava per andare a lavorare o mentre riposava stravolto dal lavoro. In ogni caso dovevo aspettare. Io per lui arrivavo sempre dopo. Mio padre mi è sempre sfuggito e ancora oggi è così, soprattutto negli ultimi anni. Ogni volta che lo vedo mi accorgo che è sempre più vecchio e lentamente, giorno dopo giorno, sento che mi scivola via dalle mani e ormai non mi resta che stringere forte la punta delle sue dita. All'età di 37 anni, guardando quest'uomo mai nato, mi viene in mente la frase che Marlon Brando aveva appeso in camera. Non stai vivendo se non sai di vivere. Ancora oggi mi chiedo cosa posso fare per lui. Anche se adesso lo vedo fragile, indifeso, invecchiato, anche se ormai sembro più forte di lui, in realtà so che non è così. È sempre più forte di me, lo è sempre stato, perché a lui basta una parola per farmi male, anzi anche meno, una parola non detta un silenzio, una pausa, uno sguardo rivolto altrove. Io posso sbraitare e dimenarmi per ore, passare alle ingiurie, mentre a lui per stendermi basta una piccola smorfia fatta con un angolo del labbro. Se nella vita da adulto lui è stato il mio mal di pancia, da bambino era il mio torcicollo, perché facevo sempre tutto con la testa rivolta verso di lui. Verso il suo sguardo, una sua parola, una semplice risposta, ma la sua reazione era sbrigativa: una spettinata breve ai capelli, un pizzicotto sulla guancia, il disegno che avevo fatto per lui appoggiato velocemente sulla credenza. Non poteva darmi nulla di più. Perché non solo mio padre non si è mai reso conto dei miei dolori, delle mie necessità e dei miei desideri, ma non si è mai reso conto nemmeno dei suoi. Non è mai stato abituato a esprimere i sentimenti, a prenderli in considerazione. Per questo dico che non ha mai vissuto veramente, perché si è fatto da parte. Forse per questo motivo anch'io, stupidamente, non l'ho mai visto come una persona che potesse avere dei desideri, delle paure, dei sogni. Anzi, sono cresciuto senza pensare che fosse una persona. Era semplicemente mio padre, come se una cosa escludesse l'altra. Solo diventando grande e dimenticandomi per un istante di essere suo figlio, ho capito... Con me realmente e l'ho conosciuto avrei voluto essere grande da piccolo per parlare con lui da uomo a uomo così magari avremmo potuto trovare una soluzione ai nostri problemi una rotta diversa da percorrere insieme invece adesso che ho capito molte cose di lui ho la sensazione di essere arrivato tardi di avere poco tempo. Ora, mentre lo osservo, ho la piena certezza di sapere cose di mio padre che nemmeno lui sospetta. Ho imparato a vedere e a capire ciò che nasconde dentro di sé e che non è in grado di tirare fuori. A quest'uomo, per anni, ho chiesto amore in maniera sbagliata. Ho cercato in lui quello che non c'era. Non vedevo, non capivo. E adesso un po' me ne vergogno. L'amore che mi dava era nascosto nei suoi sacrifici, nelle privazioni, nelle infinite ore di lavoro e nella scelta di caricarsi di tutte le responsabilità. A guardare bene non era nemmeno una scelta. Forse quella era la vita che tutti avevano fatto prima di lui. Mio padre è figlio di una generazione che ha ricevuto insegnamenti chiari ed essenziali sposarsi, fare figli, lavorare per la famiglia. Non c'erano argomenti diversi su cui interrogarsi, solo ruoli prestabiliti. È come se si fosse sposato e avesse fatto un figlio, senza averlo mai desiderato veramente. Sono figlio di un uomo che è stato chiamato dalla vita alle armi per combattere una guerra privata non per salvare un paese, ma per salvare la sua famiglia. Una guerra fatta non per vincere, ma per pareggiare i conti, per sopravvivere, per tirare avanti. Amo mio padre, lo amo con tutto me stesso, amo quest'uomo che quando ero piccolo non sapeva mai quanti anni avevo, amo quest'uomo che ancora oggi non riesce ad abbracciarmi, che ancora oggi non riesce a dirmi. Ti voglio bene. En esto somos iguales. Ho imparato de lui, Nemmeno yo riesco a hacerlo. Y aquí le dejo el resumen con todas las palabras más utilizadas o más difíciles que hemos visto en este video. Empezamos con fillo, hijo. joya, alegría. Oficina, taller. Esta palabra ya la hemos visto en otro vídeo, el vídeo de los falsos amigos. Le voy a dejar el enlace abajo en la cajita de información. Laboratore, trabajador. Coraggio, valentía. Genitori, padres. Ginocchia, rodillas. Ginocchia es el plural de ginocchio. Un ginocchio, due ginocchia. Luego tenemos diferentes verbos: finire, terminar; guadagnare, ganar; cercare, buscar; stringere, apretar; scegliere, elegir; legare, atar; portare via, llevarse. Por ejemplo, portalo via de questa casa. Llevatelo de esta casa. Luego tenemos scivolare via, que puede ser escapar o deslizarse. Por ejemplo, el gel rimane nel punto desiderato e non scivola via. El gel permanece o se queda en el lugar deseado y no se desliza. Cuando qualcosa scivola via quiere decir que se mueve lentamente hacia otro lugar. Allontanarsi Alejarsi. Avvicinarsi. Acercarsi. Rendersi conto. Darse cuenta. Dimenticarsi. Olvidarsi. Vergognarsi. Avergonzarsi. Fare il giro del mondo. Dar la vuelta al mondo. Mi gira la testa. La cabeza me da vueltas. O estoy mareado o mareada. Non essere in grado di. no ser capaz de sbagliarsi equivocarse que no se confundan con svegliarsi que es despertarse sposarsi casarse arrivare tarde. llegar tarde y en la última parte tenemos adjetivos adverbios un poquito de todo faticoso agotador magro delgado spesso, a menudo. spesso, también lo hemos visto en otro vídeo, el vídeo de los adverbios de tiempo, y también les dejo el enlace abajo en la, en la cajita de información. Dinas costo, a escondidas. Al improviso, de repente. Aunque yo, yo también. Nemeno yo, yo tampoco. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué les ha parecido? El texto ha sido bastante comprensible, el vocabulario muy difícil. Dejarme en los comentarios vuestras opiniones, vuestras recomendaciones. Recuerden que yo estoy aquí para echarle una mano, para ayudarles. Si todavía no están suscritos, suscribirse al canal y nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Chao.